Benvenuta. Tanti progetti sempre nella tua vita. Adesso dal 6 di ottobre un nuovo film con Riccardo Scamarcio che si intitola Quasi Orfano. Quasi Orfano, sì, per la regia di Umberto Carteni. Ed è una storia allegra, felice e divertente. È una commedia molto molto divertente, si ride un sacco. Però anche affronta una tematica anche importante, perché si parla di radici, del rapporto che ognuno di noi ha con le proprie radici. Il personaggio interpretato da Riccardo Scamarcio è un designer di successo, anch'io lo sono, siamo sposati, siamo una coppia di grande successo a livello internazionale, e lui ha completamente rinnegato la sua famiglia perché non li ritiene all'altezza di questa sua nuova posizione sociale che ha acquisito. Su questo racconto ti fermo, okay. Perché è molto interessante il passaggio che fa poi questo personaggio, no? Quando vogliamo diventare qualcun altro. Tu Esatto. Hai fatto tantissimi ruoli nella tua carriera cinematografica. Se io ti chiedessi se un'attrice vuole interpretare Vittoria Puccini, quale caratteristica dovrebbe carpire, cogliere di te? L'emotività, credo. La capacità di emozionarmi, di arrossire, sì, questo. Di arrossire, perché tu ti emozioni e arrossisci ancora. Anche adesso, nonostante sono già stata ospite tua, chiaramente sono stata tante volte in televisione, ho fatto tante promozioni e sono abituata ai tappeti rossi, alle luci. Però comunque per me è sempre, mi emoziono, cioè non sono mai completamente, però penso che sia una cosa bella, perché non ci si sente mai arrivati in qualche modo, no? Ma la capacità di emozionarsi per quello che si vive penso che sia un valore importantissimo. Allora, io davanti a te ho la sindrome di Stendhal, lo dico sempre e lo dirò sempre, perché proprio davvero delle vertigini, no? Come davanti a un'opera d'arte. Sei troppo buona, sei di parte. Sarò di parte, ma insomma. Allora, però, per conoscerci meglio, ti chiedo di fare insieme a me Sì. Un test, il test della personalità. Sai quando a volte sotto l'ombrellone, di solito al mare, no? Ci perdiamo un po' via e rispondiamo a delle domande, risposta A o B, non ce ne sono altre, non si scappa da lì. Prendete appunti a casa, magari lo fate anche voi, perché alla fine poi scopriremo a che cosa corrisponde la personalità A o cosa corrisponde la personalità B in base alle risposte che darete. Dentro la ruota c'è qualcuno che ci ascolta e che poi alla fine ci darà la sua spiegazione, okay? Ok? Partiamo dalla prima domanda, che è questa. Arriva. Quando mi guardo allo specchio, A, ci sto il meno possibile, B, sono soddisfatta di me. Quindi non ci sono vie di mezzo, diciamo. No. Ah, okay. Sono soddisfatta di me. Anche quando ti guardi al cinema, quando ti rivedi in un film, in una no, parte. Dio, quello è tosta, soprattutto la prima volta è tosta, piano piano ci si abitua. Ma è anche difficile, sai, noi davanti allo specchio ci stiamo tanto, perché quando vai al trucco la mattina, quando arrivi sul set, la prima cosa è ti mettono al trucco davanti a uno specchio. E magari ti sei anche, sono le 5 del mattino e ti sei svegliata da mezz'ora. Per cui siamo abituati a vederci, diciamo, in qualsiasi condizione. Ecco, per cui con lo specchio che ci dobbiamo convivere in qualche però modo. Però sei severa con te stessa quando ti rivedi sul grande schermo. Sul grande schermo, sì, sempre. Sì, sì, ma quello è anche per cercare poi, no, di migliorare. Io dico sempre, meglio, poi i complimenti ce li faremo poi dopo. Prima meglio analizzare le cose che non vanno per cercare di migliorarle. Poi per fare complimenti c'è sempre tempo. Seconda domanda. Se vedo una persona che mi piacerebbe conoscere, A, mi presento sperando di piacerle, B, faccio in modo che sia lei ad avvicinarsi a me. B, senza dubbio. non prendo l'iniziativa io. Questo vale anche per i grandi registi con cui hai lavorato? Ospite, sì. Grubini, Fratelli Taviani, sì, non sono una che si butta, che prende l'iniziativa in generale nei rapporti con le altre persone, sia professionali che sentimentali. O... Ti lasci scegliere, non scegli? Diciamo che magari... Lascio capire che c'è un interesse, però è difficile che sia io quella che fa il primo passo. Sì. Altra domanda. Se qualcuno mi fa una critica, A,
ci rimango male. B, cerco di capire il motivo della critica. B, sicuramente. Altra domanda. Se lavoro con una collega particolarmente brava, A, cerco di migliorarmi, B, entro in competizione con lei. A. Io quando lavoro con una collega o con un collega che sono bravi, è come quando giochi a tennis, giochi meglio se giochi con un partner più bravo di te, no? È fondamentale, perché quindi cerco assolutamente di migliorarmi. E poi io comunque quando vedo delle belle interpretazioni, anche da spettatrice, di mie colleghe, proprio godo un sacco, cioè mi piace vedere un'attrice brava che fa un ruolo e dico, ecco, poteva farlo solo lei in quel modo lì. È una cosa che mi piace moltissimo, non sono competitiva. Ma sul set, comunque nell'ambiente di lavoro, le donne, è ancora vero che sanno fare poco squadra o forse abbiamo imparato qualcosa? No, secondo me abbiamo imparato, sì. No, io devo dire che mi sono sempre molto trovata bene con tutte le colleghe con cui ho lavorato. No, abbiamo imparato. Anzi, a questo proposito lasciami dire una cosa. Le donne dell'Iran in questo momento stanno facendo la loro rivoluzione, scendendo in piazza, tagliandosi i capelli, facendo sentire la loro voce. A nome mio, di tutta la mia redazione, di tutto lo staff, le appoggio. Massimo sostegno. Certo, assolutamente. Anche perché lo stanno facendo rischiando la loro vita, quindi veramente con un coraggio incredibile. Rispondiamo alla prossima domanda del nostro test sulla personalità. Se qualcuno mi fa un complimento, A, mi imbarazzo, B, accetto il complimento e lo ringrazio. A, la prima A del test, A. Arrossisco, ecco, come si diceva prima. Invece, visto che tu hai sempre l'aria così tranquilla, ieratica. Però sono Scorpione. Ecco, quindi cos'è che ti fa proprio arrabbiare tantissimo? Mi fa arrabbiare la mancanza di rispetto, l'arroganza, il sopruso, l'abuso di potere, quelle cose lì. Andiamo avanti. Altra domanda del test sulla personalità. Quando qualcosa mi fa soffrire, A, mi sento persa e non so cosa fare, B, reagisco con forza. Questo è difficile. Questo è difficile. Prenditi pure qualche secondo. Direi B. B. Comunque reagisco, non mi paralizzo, no, anche se a volte in maniera molto faticosa, non è sempre facile saper uscire da situazioni difficili. Diciamo che non scappo dal dolore, cioè se vivo un momento difficile ci vado dentro e lo affronto, non faccio finta di niente, anche perché poi sennò le cose ti tornano sotto altre forme quindi è meglio viverle, però poi reagisco, sì. Quando è che sei stata trasgressiva nella tua vita? Pochissimo. Trasgressiva, guarda, ti direi, io sono abbastanza noiosa come persona. Non ci credo. È vero, sono noiosa, cioè non ho vizi particolari, non ho mai avuto... Rivendico una scelta di libertà tutta tua? Sì, ma quello, io lavoro da quando ho 19 anni, e sono una donna indipendente, mi sono costruita la mia carriera, la mia vita, ho sempre vissuto rispettando me stessa, i miei sentimenti, per cui assolutamente mi sento una persona libera e ho la fortuna di poterlo essere, perché appunto non tutti hanno questa, e non tutte hanno questa fortuna. Però la trasgressione non è qualcosa che mi ha mai interessato particolarmente. Dobbiamo frequentarci un po' di più, io e te. Altra domanda. Quando mi preparo per un ruolo difficile, A, temo di non essere all'altezza, B, sono sicura di farcela. A. Io tutti i giorni, ma non solo quando mi preparo per un ruolo difficile, io tutti i giorni che vado su un set dico, oddio, non ce la farò a fare questa scena. E le rare volte che ci sono andata invece, tra l'altro, più leggera,
prendendo un po' sotto gamba la cosa, sono risultate invece le scene più complicate che abbia mai dovuto affrontare. Per cui secondo me un po' di paura, sentirsi un po', capito, sul filo del rasoio, aiuta anche alla concentrazione, anche a... e soprattutto a esplorare delle strade, se no vai un po' col freno a mano tirato, no? Sono d'accordissimo. Capito? Sono d'accordissimo. Per... Io non ho mai l'ansia, vero? Qui mai... Mai, parto sempre liscia. Invece così la paura ti fa proprio anche fare un salto nel vuoto, buttarti in cose che non avresti pensato e che poi invece si rivelano giuste per un personaggio. Vedi? La parte più interessante di questo lavoro, il salto nel vuoto in qualche modo. Altra domanda. Oh, se dei miei amici non mi invitassero a una cena, non mi importerebbe, B, cercherei di farli sentire in colpa. B. Davvero? Sì, perché sono scorpione, quindi sono molto permalosa. E non mi piace sentirmi esclusa. È una cosa che forse anche da quando ero ragazzina, cioè sentirmi non accettata, esclusa è una cosa che soffro. Ma sei vendicativa? No, però chiudo. Cioè, è la peggiore vendetta, mia cara, no, ma non ce n'è un'altra. Su questo sono spietata. Cioè, se ho chiuso, non torno indietro, non c'è niente da fare. È bestiale, proprio... Tagli. Altra domanda. Però ora, se non mi invitano a cena, non è che poi non... Non è che ora chiudi con tutti gli amici che ti invitano a cena. Ci vogliono delle motivazioni un po' più gravi, ecco. Mi sembra giusto. Dovendo uscire con qualcuno, sceglierei A, qualcuno con cui sentirmi alla pari, B, qualcuno per cui essere un punto di riferimento. A me piace avere punti di riferimento. E non esserli. Posso esserlo... Solo per mia figlia è un punto di riferimento ed è importante che lo sia ed è naturale che lo sia e quindi è una cosa che... Ma per il resto no, preferisco avere punti di riferimento, persone che mi ispirano, che mi aiutano, che mi sostengono, io ho bisogno di circondarmi. Chi è il tuo punto di riferimento, Massimo? Il mio compagno, Fabrizio, sì. Va bene, allora le domande del test decisa, però, sono finite, no? Mi dicono, ok, io non so se tu hai contato quante volte hai risposto A e quante volte hai risposto B. Forse più A, ma non sono sicura. No, B, al contrario. Vedi. Sì, ma di poco, 5 volte B, 4 volte A. Quindi sono lì, diciamo, sei sono lì. Un po' mista. Vediamo che cosa ci dice la persona che ha ascoltato la nostra conversazione fino a questo punto e che è dentro la ruota. Apriamola e scopriamo di chi si tratta. Viene da Firenze. Ah. Conosci? Lui è il dottor Massimo Giusti, psicologo, grazie di essere con noi. Grazie a voi, buonasera. Molto conosciuto in realtà sui social, ha un seguito molto importante, io lo seguo moltissimo e devo dirti la verità che in tante occasioni è stato molto utile. Allora, dottore, il profilo di Vittoria che è emerso da questo test di personalità, qual è? Allora, chiariamo che ovviamente è un gioco, certo. Ok? Ecco, quindi siamo nell'ambito della, insomma, una cosa molto leggera. Allora, Vittoria da queste domande emerge come una persona molto sensibile che fa molta leva sulla crescita personale e sul suo miglioramento. Lei punta molto su quello. Per lei è molto importante migliorarsi, crescere, identificare situazioni che la possano stimolare. La sua sensibilità che... Molto spesso quando diciamo che qualcuno è sensibile pensiamo che sia anche fragile, ecco. Lei è riuscita a fare leva sulla sua sensibilità come punto di forza per migliorarsi e crescere. E questo è un aspetto molto importante perché la sensibilità, essere troppo sensibile, può essere una benedizione, un piccolo superpotere, ma anche una maledizione perché ti può travolgere. Ecco, è un tipetto, ecco, perché sembra tranquilla, però è vendicativa. È permalosa e vendicativa, cioè quel lato lì emerge
E quindi occhio, se tu hai detto dovremmo conoscerci meglio, quindi mi raccomando, se la inviti a cena ricordati di invitarla, ricorda di essere cortese, perché è un po' vendicativa, ecco, però è normale, va bene così. Va bene. Okay. Invece per chi a casa, no, avesse risposto alle domande insieme a noi e fosse emersa una personalità di tipo sì. A, che allora, caratteristiche ha? Diciamo che questi questionari hanno questa caratteristica, perché siccome le persone tendono a rispondere o tutto A o tutto B, mescolano un po' in realtà le risposte. Questo è un questionario in cui alcune persone, ecco, tira fuori un po' la nostra autostima. Per esempio, Vittoria è stata generosissima sottoposta a questa cosa, perché può essere anche un po' imbarazzante, mi rendo conto. Ecco, sembra che l'area su cui farebbe bene un pochino a prestare più attenzione, la sua area un pochino più sfidante, sia quella del giudizio altrui. Ecco, mm-hmm. Così, sulla base di queste domande, che ovviamente sono poche, sono semplici. No, ma mi ci ritrovo in questa sua analisi, ecco. Beh, sì, ti ringrazio per la tua sincerità, ecco. L'ultima domanda per lei, dottore, che è molto importante ai fini di questa intervista. Non so se le è mai capitato di avere un paziente che ha rotto completamente con la sua famiglia e che ha cercato di ricrearsi un'identità. Ce l'ha fatta nel caso? Allora, c'è un aspetto, è un po' quello che tendiamo a fare per la maggiore. Ah. Cioè, noi vorremmo o cancellare il passato o dimenticarlo, soprattutto se è un passato che ci ha fatto soffrire o di cui ci vergogniamo. In realtà va affrontato, perché purtroppo ce lo portiamo dietro. Quindi, alcune persone, nella descrizione anche di questo film, di questa rappresentazione che ascoltavo, ecco, mi sono capitate proprio alcune situazioni in cui qualcuno si è rifatto la sua identità. Però tu puoi rifarti la tua identità, ma devi cambiare dentro prima, perché altrimenti te la porterai ovunque andrai. Grazie, dottor Massimo Giuzzi, grazie di essere stato con noi. Possiamo chiudere la ruota, mentre noi invece ci guardiamo il promo di Quasi Orfano. No. Quando tempo, troppo e troppo. Va bene. Mi fa piacere che non si è scordato un fisco con la famiglia Toro. Qua no. C'è bello Wagner, tuo zio. Scusi, ma lui non è orfano. Sì, infatti, ma loro sono una famiglia che voleva adottare Valentino. Ma niente, un bagno, non se ne va a farsi chiù, eh? Ma forse non è manco il momento, Valentino. Ma perché hai cambiato il cognome? Papà se l'hai presa brutta questa cosa. Quando vuole sentire manco il nome neanche. Signore Rocco, ci vuole dire cosa sta succedendo? Piacere, Lutarò, con la cognata. Allora le presento anch'io mia moglie. Lei è, com'è che dite voi, la mia dolce metà? Oh. Eh sì, sono sposate. È una cosa normale. Normale. Ma sposate tra di loro, in chiesa. E questa è la locandina del film. Molto pugliese questa famiglia. Molto pugliese, molto colorata, molto ingombrante. Infatti appunto Valentina ha proprio cambiato nome e dice di essere orfano. Li ha completamente cancellati dalla sua vita. In realtà ritornano, come abbiamo visto in questa scena. E lo stesso Valentino poi capirà che il legame con questa famiglia in realtà è ancora vivo e forte. Ma è divertente perché, in chiave chiaramente leggera e esasperata perché è una commedia, però mette a confronto due realtà, no? Apparentemente così distanti, diverse, che sembrano non avere niente in comune. Per il mio personaggio Costanza, questa famiglia pugliese di Valentino sono come degli alieni, non ci vuole avere niente a che fare. E invece poi questi due mondi così diversi si sapranno parlare, sapranno insegnare l'uno qualcosa all'altro. E quindi anche il tuo personaggio. E quindi anche il mio personaggio cambierà, diventerà più morbida, meno. E riscoprirà anche un po' la sua identità, che aveva un po' dimenticato, e anche una passione col marito, perché iniziano la cosa.
coppia inizia, tra Costanza e Valentino, la coppia è in crisi, non c'è più passione, non si parlano più, sono concentrati sul lavoro, sulla ricerca del successo e si sono dimenticati invece di parlarsi, di essere curiosi. Quindi questo grande ritorno dal passato in realtà riaccenderà tutta una serie di passioni e farà girare di nuovo la ruota. Grazie a Vittoria Lucuccini di essere stata con noi, di aver giocato con noi. E di averci fatto conoscere qualcosa in più di te. Grazie a voi di aver fatto conoscere qualcosa in più a me di me stessa. Ciao. Con questo gioco. Quando vuoi, è sempre un piacere. Anche per me. Grazie. Ciao. Andate al cinema. Quasi ora.